Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Honor Red. Come vedete siamo su YouTube, non vi preoccupate di dire ma vi ho detto chiusura canale. No ragazzi, non avete capito nulla del video, ovvero semplicemente i video ci saranno, solo che chi mi supporterà tramite Patreon darà la possibilità di far arrivare questi video su YouTube e in modo qualitativo. Questo è un gameplay, ovviamente non c'entra molto con la questione Patreon, però era per specificare subito questa cosa e chiarirvi subito questa idea. A breve arriveranno altri video, ritorneranno giochi da tavolo, tutte le serie che stavo facendo. E sempre voglio ringraziare soprattutto quelli ragazzi che fanno gli abbonamenti su Patreon. Grazie veramente. E oggi ritorniamo su YouTube con uno dei primissimi video gameplay che volevo fare da tanto tempo, ovvero su Crusader Kings 3, dove ho preso anche tutti i DLC per fare questo video. E vi dico subito una cosa fantastica: non faremo il classico video dove giocheremo, faremo vedere Crusader King, la mia dinastia eccetera, ma la nostra sarà a sfida. Come funzionano queste sfide? Vi spiego. In questa partita il mio obiettivo è fondare una fede, ok? E in tot tempo, questo lo vedremo insieme, magari proponete voi la sfida magari di farla in modo migliore. Il mio obiettivo è fondare la mia religione e espanderla in quasi tutto il mondo. Questo sarà il mio obiettivo, che sarà tramite la guerra, che sarà tramite le conversioni o far giurare fedeltà, diciamo, agli altri e farli convertire alla mia fede. Quindi ragazzi, ci divertiremo in questo gameplay, infatti farò una nuova partita, questa è la mia partita per fatti miei, ma faremo appunto questo nuovo salvataggio 867 e creiamo il nostro sovrano. Per raggiungere un po' di sfide interessante nel nostro gameplay, non partirò come re, ma mi cercherò di fare massimo duca. Quindi sceglieremo una zona adeguata per fare questa partita, questa conversione religiosa nel mondo. Io direi di partire in un posto effettivamente che interessante, un posto dove io possa correre veloce per fondare la mia religione. Allora, partiamo dal presupposto che la cosa migliore è effettivamente partire in Europa Ovest, ma sceglierò, diciamo, in un punto dove posso effettivamente convertire gli altri il prima possibile. Il mio obiettivo è fare una fede basata come un po' simile al cattolicesimo, dove si possono fare crociate, massacrare gli altri, essere infami, bastardi e convertire quasi tutti. Allora, partiamo da da qualcosa di non troppo complesso, perché è la prima volta che faccio queste cose, quindi vorrei non esagerare. Effettivamente potremmo giocare magari un ducato italiano, metterci lì, vicino al papato, giusto per mettere anche il pepe vicino al papa e rendere la partita interessante. Allora, potremmo scegliere tra duca di Toscana, ducato di Spoleto, ducato del Friuli e Alta Borgogna. Io direi di partire con il Friuli, dai, ducato del Friuli, visto che vivo nel Friuli adesso, facciamo qualcosa basato sul Friuli. Crea il tuo sovrano. Allora, noi avremo sempre comunque 400 punti da spendere. La partita sarà assolutamente in Iron Mode, così io non posso imbrogliare né fare cazzate. Andiamo a dare il nome a questo personaggio. Sceglieremo uno casuale. Lo chiamiamo nome particolare. Allora, non dico nome friulano perché giustamente non è che ne abbia conoscenza, ma facciamo così, dai, facciamo scegliere al gioco, al destino. Chiudo gli occhi. 1, 2, 3. Si chiama Liutpold. Bellissimo questo nome, fantastico. Dinastia. La chiamiamo, visto che siamo franconiani, quindi sull'austriaco, la chiamiamo Von Mock, derivato dal napoletano ovviamente. Motto: I Tomet Mock. Aggiungere qualcosa di bello.
Vabbè, lo standardo sti cazzi, se no lo finiamo domani. Perfetto, dinastia fatta. Perfetto, dovrebbe essere salvato. Ok, Ducato del Friuli ovviamente. Portiamo rispetto a questi uomini del Friuli. Cambia aspetto, mi va bene così, non ho tante pretese. Abbiamo 16 anni, il nostro obiettivo è questo re deve fondare la fede. Quindi questo è un altro obiettivo importante. Oracolo erudito, ovviamente, tutto basato sulla fede. Personalità. Per guadagnare tanta fede abbiamo bisogno di più tratti visti bene dal cattolicesimo. Quindi metteremo moderato come primo tratto. Tollerante. Ci sono altri attributi. Onesto. Quindi questa ci darà tanta pietà, ragazzi, mensile. C'era qualcos'altro che dava. Umile. Scusate. Aggiungiamo altri tratti se possibili. Non questi qua, perché giustamente quelli dobbiamo raggiungerli. E noi andremo a mettere qualcosa che ci dà effettivamente dei vantaggi in game. Non questo, assolutamente. Andiamo a vedere. Qualcosa sulla fede, sul prestigio. Santo sovrano. Ma questo non è molto forte per noi. Boh, effettivamente facciamo una cosa. Facciamo fatto. Buttiamo tutti i punti sull'erudizione, ovviamente. Ok, 22. Usciamo così. E niente. Non sposato, ovviamente. Sì, vabbè, facciamo così, dai. Non credo che si possano aggiungere altri punti. Lasciamo così. Facciamo conferma. Fatti cazzi tua. Nessun erede, regole normali. Iniziamo questa mitica avventura con il nostro duca Liutpold di Friuli. Del Friuli, della casata von Mock. E ricordatevi il motto: Vomet Mock. E infatti chiamiamo Vomet Mock. Giusto perché non farlo in questo modo a sto punto. Allora, ci dobbiamo preoccupare delle prime cose subito. Noi abbiamo delle terre. Abbiamo il vassallo. Abbiamo un vassallo che controlla due terre. E abbiamo tanti territori. E già partiamo un po' una situazione non forte. Intanto noi andiamo a fare focus sulla teologia. Ovviamente, se dobbiamo fondare la nostra fede, la prima cosa più importante è riuscire a raggiungere questo obiettivo, ovvero creare la nostra religione. Noi ci sposiamo con una bellissima donna francese, visto che ci sta proponendo. Questa è una donna che prega tanto. E invia richiesta, sicuramente accetterà il nostro matrimonio. E possiamo già iniziare a mettere play, scusatemi. Perfetto, abbiamo trovato la nostra donzella. Ora abbiamo un problema, abbiamo troppe terre in questo momento e quindi ci può dare un po' di malus fastidiosi. Dobbiamo riuscire a fare in modo di tenere queste terre sotto controllo. Intanto aspettiamo di sposarci perché nostra moglie il 1 gennaio compirà 16 anni. Quindi possiamo per ora un po' prendere botte in questo caso. La prima cosa che dobbiamo fare, abbiamo un po' di soldi. Io direi dobbiamo andare dal nostro caro vescovo a chiedere indulgenza. 134 metri ottieni. Vediamo il nostro santo padre. Ok. Non chiediamo, non spendiamo punti che ci servono. E un'altra cosa importante da fare intanto che aspettiamo di sposarci è quella di fare un... No? La cosa che dobbiamo fare più importante è... Ho messo la parte giusta, no, decisione, attività, ho sbagliato, scusatemi. Pellegrinaggio, per noi adesso fare pellegrinaggio è importante. Abbiamo pellegrinaggio pio, lo andiamo a fare nel Vaticano, assolutamente. Il problema è che abbiamo bisogno un po' di soldati, aggiungiamo anche caravoniere, nomina. E così facciamo un viaggio. Spendiamo un po' di più, ma un viaggio abbastanza sicuro. Andiamo.
nostro reggente si occuperà del nostro trono e noi ci avviamo per il nostro viaggio. Allora, mentre ci incamminiamo lungo questa santa strada, siamo costretti a fermarci all'improvviso, perché una bestia sbuca proprio in mezzo al nostro cammino. Un umile esemplare di cervo maschio osserva la nostra sacra carovana. Sul volto della bestia c'è come uno sguardo complice, come se la mente di un vecchio uomo risiede al di là degli occhi di questa fiera. Lui ammica e poi prosegue per la sua strada. Noi cosa diciamo? Non possiamo distrarci, quel cervo maschio è un messaggero di Dio. Seguitelo. Quindi noi allunghiamo il nostro viaggio, ma abbiamo seguito questo santo sacro cervo. Segue il cervo maschio, rimanendo molto indietro per non spaventarlo. Alla fine lui incontra un altro esemplare di cervo maschio nella radura. Forse la sua compagna. E qui c'è un problema. C'è un problema. Perché problema? Che la traduzione non è che è fatta proprio bene. Però, va bene. I due cozzano la testa tra loro. Cozzano la testa tra loro per un po'. Ma ben presto si accarezzano e scompaiono insieme nella natura selvaggia. Cosa avrà voluto dire Dio con questo? Presto avrò un figlio. Dovrei metterci la mia famiglia al primo posto. Presagio fruttuoso, ovviamente a noi serve il figlio, quindi aumentiamo il 30% della nostra fertilità, così quando ci sposeremo finalmente la nostra donna potrà darci un erede pio magari. Allora, gli eredi di Carlo Magno. Già c'è intanto una cosa da fare, mettiamola anche noi intanto, e cerchiamo di creare una leggenda che magari può darci possibilità di diventare una leggenda sacra, figlio di Dio. Il tuo pellegrinaggio diventa più pio. Tieni pellegrinaggio devoto. Wow, questo non è male, porca puttana. Tieni il pellegrinaggio laico. Pellegrinaggio teatrale. E a noi interessa ovviamente aumentare la pietà il più possibile. Quindi noi sceglieremo il tuo pellegrinaggio diventa più pio e ottieni pellegrinaggio devoto per 10 anni, ragazzi. Questo è veramente buono. Oh, siamo arrivati finalmente. Ottieni il tratto pellegrinaggio. Tutti i membri del tuo noi ottengono esperienza e tratto. Ok, ovviamente. I pellegrinaggi accorrono a Roma da tutto il mondo cristiano. Alcuni seguono la via francigena, altri percorrono strade meno conosciute. Alla fine tutti, ma davvero tutti, convergiamo qui nella Basilica di San Pietro, dove lo stesso San Pietro è stato sepolto. Stando qui con gli altri pellegrini, scusatemi, riesco a percepire un sentimento di solenne unità e comunione condivisa, essendo che tutti noi siamo ben consapevoli di aver superato varie prove e tribolazioni lungo il nostro viaggio che ci ha condotto qui. E ovviamente siamo diventati adesso un pellegrino. Perfetto, perfetto. Questo non ci importa. Qui siamo adesso nel pellegrinaggio. Preghiamo, ragazzi. Preghiamo, preghiamo. E immaginate che noi stiamo pregando per fondare la nostra fede e inculare i cattolici. Allora, quando entro in luogo sacro trovo il Bartolomeo che fissa all'altare con espressione assente. Bartolomeo, lo chiamo affinché possa rivenire tra noi. Mio signore, risponde lui, imperturbabile, ho qualcosa da chiedervi, spero che possiate perdonarmi. Questo luogo ha smosso la mia anima e agitato il mio spirito in un modo che non credevo concepibile. Dio mi ha parlato e la sua voce è stata chiara, severa, precisa. Continua a parlarmi e a parlarmi ancora. È l'unico suono che riesco a udire ora. Tutto il mondo è diventato improvvisamente silenzioso. Se potessi restare qui, potrei dedicargli la mia vita. Capisco, faccio che devi. Ottieni il tratto, Bartolomeo ottiene il tratto monaco. Celibe. Fai ciò che devi, fa. Fai ciò che devi, grande uomo sacro. Gli diamo questa scelta di diventare un monaco e noi continuiamo il nostro cammino verso la grande fede. Allora, l'eco dei miei passi è l'unico suono udibile all'interno della chiesa, sono solo. L'ultima cosa che ricordo del mondo esterno è il volto di quei mendicanti vicino ai cancelli, il cielo azzurro, azzurro, così distante ora. Cammino verso l'altare, nonostante sia consapevole di essere solo, mi sento come se fossi esame. Gli occhi severi di Dio non sono sempre... Dio sono sempre spalancati. È ora di pregare. Andiamo a pregare, ragazzi. Andiamo a pregare.
il nostro grande duca, che già mi sono dimenticato il nome, duca Leutpold, sta pregando in modo saggio. Mentre passeggiamo tra le bancarelle del mercato di Roma, veniamo avvicinati da una nonna particolare. Lei si rivolge a noi senza mezzi termini. Mio signore, voi avete la... Aspetta, però facciamolo bene, giustamente. Mio signore, voi avete l'aspetto di un raffinato gentiluomo. Sono a conoscenza di un'esperienza semplicemente divina, non lontano da Roma, che sarebbe sicuramente interessantissima per qualsiasi pellegrinaggio devoto. Ah, mamma mia, ragazzi. Mi incuriosisce. Aumentiamo la nostra... Un bel po' fuori dalla periferia di Roma. Ci fermiamo all'improvviso. La nostra guida, la Tiziana, ci indica un passaggio nascosto ed un baleno. Ci troviamo all'interno di una piccola caverna, illuminata dalla luce del giorno attraverso un pertigio sul soffitto. Attraverso quello stesso foro scorre serena una sorge davvero straordinaria, una sorgente davvero straordinaria. L'acqua che sgorga brilla di uno splendore divino e flebili arcobaleni. Brumosi colorano l'aria intorno ad essa. Non ho mai sentito la presenza di Dio così forte come in questo posto. Il tuo pellegrinaggio diventa ancora più pio, mamma mia, ragazzi. Mentre il nostro soggiorno in questo luogo sacro volge al termine, sono lieto di sapere che la maggior parte, se non tutte, le mie decisioni durante il nostro viaggio breve ma intenso sono state prese per dimostrare la mia devozione verso il Signore e il cristianesimo. Essendo questo il mio primo pellegrinaggio, e sebbene nessun pellegrinaggio sia esattamente uguale all'altro, mi sento ora più sicuro di aver maggiore familiarità con ciò che dovrò aspettarmi in futuro da questo tipo di viaggio spirituale. Roma è stato un onore. Ragazzi, ovviamente, finiamo il nostro pellegrinaggio, torniamo a casa. Torniamo a casa ed è il momento giusto di tornare a casa, che a breve ci sposeremo la nostra donzella. Allora, in viaggio attraverso Casentino, passo accanto ad una tenda d'aspetto particolare aperta e con un occupante dall'aspetto ancora più particolare. Entrate, o potente duca, posso affermare che avere ancora molta strada per correre e posso offrirvi una visione sui vostri viaggi futuri per un modesto compenso. Lo strano uomo ha suscitato l'interesse mio seguito, ma sono disposto a pagare per questa visione? Allora, ragazzi, non sono interessato, non so. Non stregoneria, non nulla di strano. Cerchiamo di seguire la nostra strada da buon pio, senza farci del male, diciamo, con situazioni strane. Mentre attraversiamo le lande arraccando attraverso il fango, ci imbattiamo in un modesto santuario scolpito in modo grossolano. Sfoggio una croce sulla sommità e sotto le parole decorose delle intemperie. Qui giace San Guido di Venezia, figlio benedetto di Mo Malamacco. San Guido di Venezia, sembra che da queste parti si stia patrocinando una figura spirituale locale, non approvata dal clero cattolico. Qui è una situazione particolare. San Guido suona bene, santo locale, qui potremmo farlo santo del nostro luogo, ovviamente. È bello essere a casa. Il viaggio è finito, ragazzi, e siamo ritornati. E siamo tornati a casa. Adesso, come ben vedete, abbiamo ottenuto già una buona pietà, ma non basta assolutamente per fondare la nostra fede. Vi faccio vedere. Solo per fondare una fede simile, guardate quanti punti richiede. Essendo che noi vogliamo fare una fede particolare, e voglio azzardare, buttate le vostre idee sotto i commenti in descrizione, sotto i commenti, ragazzi, scusami, del video, effettivamente, di consigli su cosa possiamo mettere la nostra fede. Che ne so, esempio, siamo nudi, cioè la nostra fede ci permette, dobbiamo essere nudi, liberi dai nostri vestiti. Fatemi sapere nei commenti. Mi sono appena sposato con la principessa Gisele di Francia, che è il nome peggio del mio. E noi cos'è che dobbiamo fare, ragazzi? La prima cosa: dobbiamo sedurre questa donna, dobbiamo sedurla, portarla a letto e mettere a mondo un erede. Un erede, ragazzi. Però qua non finisce il nostro obiettivo, ragazzi. Noi dobbiamo anche però espanderci, dobbiamo conquistare altre terre. Dobbiamo espanderci. Per ora non possiamo farlo tramite
Fede, come vedete, noi siamo tutta zona cattolica. Potremmo conquistare, ad esempio, questi piccoli regni, dichiara guerra, fare la guerra santa per il ducato. Abbiamo tanti punti, però dobbiamo fare attenzione perché comunque non abbiamo guadagni. Grazie, grazie. Comprensione cieli. Aspetta, questo mi disturba mentre sto facendo. Oppure, per esempio, conquistare piccole contee in quest'area dove espanderemo la nostra fede. E io lo farei, ovviamente, ragazzi. La prima cosa da fare è espanderci, conquistare le terre nel nome di Dio. Nel nome di Dio dobbiamo conquistare le terre, espandere i nostri domini nella parte dei balcanici, dove non andremo a dare fastidio ai nostri compagnieri cattolici. Dobbiamo attualmente invadere i nostri alleati, ma prendere queste terre nel nome anche del Regno d'Italia, che noi in futuro saremo re. Espandiamoci, ragazzi. Ovviamente io non sono molto forte in guerra, non partecipo alla battaglia, quindi... Ah, posso richiedere... Ah, guardate un po' cosa posso chiedere. Per ora però non facciamo queste cose. Andiamo... Pensiamo alla guerra, pensiamo all'espansione. Noi, conquistato questo territorio, iniziamo a espanderci in quest'area. Dobbiamo avere territori, ragazzi, vassalli, territori. Effettivamente sono importanti. Ah, è vero, mi sono dimenticato di mettere la signorina che ci dà una mano a gestire i territori. Così prendiamo meno malus su questa questione. Allora, abbiamo sbloccato il primo punto. Ovviamente dobbiamo fare la teologia, buttarci sulla teologia, ragazzi. Abbiamo bisogno dei più punti possibili. Il nostro re, il nostro duca Liutpold è giovane, ha 17 anni, quindi tempo ne abbiamo, ma comunque accumuliamo più punti possibili. Dichiarare guerra agli infedeli ci fa guadagnare comunque punti importanti per avere più devozione possibile. Abbiamo speso qualcosa per questa guerra. Dobbiamo, ragazzi, comunque 80 punti va bene. Li recuperiamo in 8 mesi. E intanto ci precipitiamo nella prima battaglia nel nome di Dio. E nel nostro futuro vero Dio. Abbiamo vinto subito, ragazzi. Impone richieste. E voilà. Abbiamo convertito la prima città alla vera fede. E noi adesso ci sposteremo le truppe e l'esercito qui per la nostra continua espansione. Allora, intanto il nostro caro prete, facciamo una cosa, concede il titolo, gli diamo questa terra perché non possiamo gestire tutte queste terre. Lui diventa molto devoto a noi, quindi la conversione sarà anche più semplice. Adesso dobbiamo continuare la nostra espansione, non finisce qui. Quindi andiamo a dichiarare guerra. Come devo avvicinarmi alla principessa Magisella? Lei sembra un individuo riservato e preferisce il silenzio come compagno, almeno così pare. Chissà che tipo di persona è in privato. Sarà mite o sottomessa? È sottomessa o forse appassionata e focosa? Lo scoprirò una volta che avrò fatto breccia nella sua fortezza emotiva. Per ora devo decidere in che modo mi penserà dopo che avrà passato un po' di tempo da solo. Avvicinati tenermente a Gisele come amica. Dai, proviamoci, ragazzi, proviamoci. Intanto noi dichiariamo guerra. Le è piaciuto, mi piacerebbe conoscerti meglio. Principessa, già all'inizio sembra tesa, ma col tempo si rilassa quando lei inizia a credere che non ci siano secondi fini dietro la mia richiesta. Prima di andare, ringrazio Gisele per il bel tempo trascorso insieme. Lei cerca di ricambiare il mio sorriso con uno dei suoi, anche se abbiamo a malapena dedicato del tempo ai libri. Non si può negare che io abbia mai visto Gisele sorridere così tanto in un giorno. Sono certo di già pensare a me per molto tempo. Oh, amore mio. Intanto dichiariamo guerra per il prossimo ducato. Dobbiamo espanderci, ragazzi. Dobbiamo espanderci nel nome del nostro regno, del nostro ducato, acquisendo altri ducati. La prima cosa che faremo è attaccare la capitale, invadere la terra di questi eretici. Dobbiamo ammazzare gli eretici, ragazzi. Eliminarli. E infondere la vera fede, ovvero il cristianesimo. Sempre se rimarrà la nostra vera fede, in questo caso.
La battaglia si svolge bene per il nostro esercito. Siamo più numerosi. Anche se svantaggioso in montagna, il nostro esercito non teme la morte e sa che Dio è lì con loro per conquistare queste magnifiche terre. E Ragusa è una bella terra, ragazzi. Fondiamo la nostra, espandiamo la fede in queste terre con l'impero bizantino lì minaccioso. Conquistate queste prime terre, ragazzi. Per noi sarà fondamentale dimostrare il potere, la forza del nostro regno. No, come non è più cronista della corte? Ma come, come, ragazzi? Qui le cose iniziano male. Comunque, come vedete... No, è morto. Ma qua sono tutte scimmie. Vabbè, lasciamo. Per ora lasciamo, per ora lasciamo stare. Ora è salito a potere un'altra persona. Perfetto. Principe Vescovo Lupus II di Aquileia. Principato. Il nostro caro Vescovo. Fedele a noi. Che è anche già malato. Come ben vedete, ragazzi, siamo sposati anche con una carolingia. Quindi alta qualità in questo momento. Intanto noi inchineremo Ragusa sotto al cospetto del duca del Friuli. Espanderemo il nostro potere in queste terre oscure. Intanto noi facciamo vedere la nostra cultura, ragazzi, è francesina. Anche se effettivamente sarebbe meglio convertirsi a quella locale prima o poi. Prima vediamo intanto la nostra cultura. Possiamo un giorno magari fondare la nostra cultura friulana. Magari un giorno, ragazzi, un giorno. Ah, anche lei sta provando a conquistarmi, ragazzi. Voi mi lusingate, mia signora. L'amore è forte tra me e lei. La mia Gisele. Ecco qui, la battaglia è vinta, la capitale è stata conquistata e le terre vanno in mano alla vera fede, ragazzi. Alla vera fede. Noi espanderemo ancora i nostri territori e creeremo una nuova contea a nome di un nostro caro vassallo. Concediamo i titoli a questo caro nostro vassallo, diventerà ancora più fedele nei nostri confronti. Diventerà sempre più fedele, giurerà fedeltà ancora di più a noi. Vediamo la situazione delle fedi qua, vedete, ragazzi, come ci stiamo espandendo. Pian piano conquisteremo tutte le terre in quest'area. E dobbiamo essere più rapidi e veloci, ragazzi. Guerra santa per la contea, ragazzi. E noi non ci fermiamo qui. Noi non ci fermiamo qui. Espandiamo la nostra potenza. Conquistiamo tutte le contee di quest'area prima che lo fanno gli altri al posto nostro. Dio ci guida in questa guerra. Dio ci sta guidando. Quando è che possiamo fare un prossimo pellegrinaggio? E che noi siamo P, ragazzi. Ah, possiamo già farlo. Finiamo la battaglia. Conquisteremo questa terra nel nome di Dio. Aumentiamo un po' la velocità, ragazzi. Che siamo quasi a fine gameplay. Il nostro primo gameplay. La principessa Gisela ottiene il tratto incinta, ragazzi. Finalmente la nostra donna ci darà un erede. Un erede per il nostro trono. Per assicurarci il trono nel nome della nostra dinastia, Von Mock. E ricordiamo, ragazzi, il nostro motto: Itomet Mock. Oh, questo ha fatto dei mercenari per combatterci, ragazzi. Ci prova, ci crede nella battaglia. Ma il nostro esercito non si arrende, ragazzi. Non si arrende. Il nostro esercito è molto più forte del suo. I nostri uomini hanno vinto la battaglia per il nome di Dio. È Dio, è qui che ci guida in questa guerra.
E infatti abbiamo vinto, ragazzi. Imponi richieste e conquistiamo una nuova terra. E questa però ce la teniamo noi per ora. Ce la teniamo noi. Ci stiamo espandendo nel nome di Dio. Beh ragazzi, io direi per ora di fermarci con questo gameplay. Ci fermiamo qui perché voglio sapere cosa ne pensate di questa serie. Voglio capire se effettivamente vi piace questa idea di ciò che stiamo facendo, ragazzi. Come vedete, il nostro Ducato di Friuli si sta espandendo. Conquisteremo nuove terre in futuro. Espanderemo la fede in tutta questa area. Abbiamo bisogno di più terre possibili anche per espandere la nostra futura fede. Siamo giovani, abbiamo 19 anni e abbiamo già 1900 punti. Con l'espansione e la conquista di questa contea, con la conquista di questo ducato che possiamo scegliere tra i due, ragazzi, espanderemo la nostra fede. Faremo in modo che qui la nostra fede nascerà nel nord Italia e nel Balcanici, in modo che noi avremo una chiara idea di dove espanderci e riusciremo a convertire il nostro re alla nostra fede. Lo faremo, ragazzi, lo faremo. Faremo giurare fedeltà al nostro regno, alla nostra fede. Faremo giurare fedeltà alla nostra sacra fede.